Tesoro, credi di stare bene, scusa? Oh sì, è tutto ok, figurati se sto male. Io sono un vampiro da 400 anni, per favore, andiamo avanti. Ok, però è pur sempre in parte un po' un problema. Senta, scusi, tipo, mia moglie sarebbe incinta, possiamo entrare un attimo? E mi scusi, che sta facendo fuori? Entri subito, prima che la signora stia male! Permessa, permessa, mi scusi, sono io quella incinta. Ma amore, grazie, dai, un po' di ritegno. Ma, sembra stare benissimo! Certo che sto bene, insomma. Peggiori in questi 40 anni. 40, sì, mi porto benissimo. Ora posso partorire, per favore? Oh, ok, subito, immagino. Prego, si accomodi pure. Perfetto, quindi è il momento di iniziare il parto. È il momento di farle nascere il suo bellissimo figlio. Complimenti, è appena nata vostra figlia. Ma c'è un problema, un attimino. Che carina. Non respira. Che succede? Signori, non respira, dovrebbe piangere. Quest'ora dovrebbe... dovrebbe fare tipo... No, signore, non la posso dare, perché è morta. È tipo... Ecco, l'ho fatta piangere. Vedi? Vedi? Ma com'è possibile? Ma non respirava, pensavo che fosse morta. Incompetente, siamo in un ospedale di incompetenti. Ma com'è possibile? Ma voi siete strani, la signora non ha nemmeno provato a donare mentre stava per partorire. Adesso è una bambina, non respira. Ma gli batte il cuore. Ok, tra l'altro. Ma ok, state attenti per la bambina. Non è che proviamo dolore, che vuole che la nostra figlia diventi grossa. Metterò due sull'ospedale Advisor. Solo dei vampiri. Ma no, ma che dica, sarò pazzo in questo momento. Brava tesoro, così piano. Proprio tutto suo padre. Che noi siamo portati per fare queste cose, vedi? Grande anche le scale, ma sei brava, brava, vai giù. Ok, ora ti facciamo vedere un po' la casa, anche se non so quanto capirai della casa. Questa è la cucina, il soggiorno. Dopo. Ok, ora ti portiamo in camera tua. Sei pronta? Sì. Camera mia. Ma sa già correre questa piccolina. È incredibile. Sì. Camera mia. Bello. Ti piace? Sì. Lo sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ok. Cos'è? Omo è forte? Tesoro, stai aspettando qualcuno? No, non stavo... Forse al postino. No, fermati qua. Stai con la bambina, vado a controllare. Ok, allora mettiti qua, stai tranquilla. Potete anche venire giù, ma non fatevi vedere. Ok, allora vediamo un po'. Chi è? Sappiamo che qui ci sono dei vampiri! E tu sei uno di quei mostri! Vampiri, mostri? Ma di che cosa state parlando? Sono a casa da sola, oltretutto mio marito è fuori per lavoro, è partito, quindi non è nemmeno a casa, sono davvero l'unica. Perfetto. Significa perfetto? Allora nessuno piangerà la tua morte. Sparate, uomini! Santo! No! Che cosa avete fatto? Oh mio Dio! Io vi faccio pezzi! Oh no! Oh mio Dio, scappate! Papà? Papà, qui, che succede? Papà? Non uscire, rimani lì. La tua vita sarà molto difficile, mi dispiace. Mamma? Papà. Cavolo, è un'altra giornata noiosissima. Ecco che inizia. Quando mi piacerebbe uscire fuori. Ci sono i bambini dell'altra volta. Chissà che cosa parlano adesso. Dobbiamo muoverci. Non voglio fare tardi. Sei una vera scocciatura. Vabbè, andiamo a scuola. Ho capito dove stanno andando. A scuola, è quel posto dove insegnano le cose. Quanto mi piacerebbe andare, ma mio padre non mi fa nemmeno uscire di casa. Adesso io non parlo, sono stanca di fare una vita del genere, sempre rinchiusa in queste quattro mura senza poter nemmeno parlare con un bambino. Papà, dove sei? Papà, ti devo parlare urgentemente, adesso mi sto stancando. Di cosa? Dimmi. Io voglio uscire fuori a giocare con gli altri bambini. No, allora, ne abbiamo già parlato, non puoi. E perché non posso, scusa? Ascoltami, le persone sono cattive, ok? E se non ti vogliono ci sarà un motivo. Beh, io voglio anche andare a scuola, perché non posso andare a scuola come tutti gli altri bambini? Non dirmi che non sono normale, giusto? Sei normalissima, cos'è vuoi finire come tua madre? Che
cosa? Mamma non è morto per una malattia? Sì, scusa. Sono io che il calore del fuoco qui mi sta dando un pochettino la testa, non sono abituato. Senti, papà, per favore, io lo so che sei triste perché mamma è morta per una malattia e vuoi che io non ti lascio da solo, ma voglio solo giocare insieme agli altri bambini e avere degli amici, cioè io non me ne vado, per favore. Ascoltami, fai la brava? Io intendi a scuola, sì che farò la brava, sarò la più brava, sarò quella che studia di più, la più intelligente, te lo giuro, papà. Anche fuori da scuola farei la brava? Farò la brava. Allora facciamo un tentativo, ok? Solo sì, al primo sbaglio sì, stai a casa per sempre. Ok, per sempre. Cosa? Va bene, tanto non sbaglierò, te lo dico io. Vai, vieni qua, ho un regalo. Ok. È uno zainetto! Oh, mio Dio, sei il papà migliore del mondo, lo sapevo. Grazie. Ti giuro che non farò nulla di male. Bene, okay. Allora io adesso vado, No, ferma. Mi raccomando, prendi sempre questo succo alla mela, ok? Ok, va bene. Grazie per il succo. Lo beverò sempre, ogni volta che ho fame. Adesso vado, bene. Non vedo l'ora. È il mio giorno di scuola. Ciao, papà, io vado. È la prima volta che esco fuori. Che odore, sì. Ciao, casetta, ciao, papà. Torno subito. Diventerò la studentessa più brava di tutta Minecraft. Ok, allora adesso devo andare. Cosa? Che è successo? Avevo tipo delle ali, papà! Oh mio Dio, aiutami! Ali e sono salita qua sopra, che faccio? Ali giganti! No, sapevo che questa cosa prima o poi doveva succedere. Non avevi delle ali, era una ventata d'aria che ti ha fatto oscillare più là e tutto normale. Promettimi una cosa però. Okay? Quando ti sentirai strana, che vedi che ti succedono cose strane, nasconditi. Beh, ma che cos'è? Tipo perché non ho mangiato a colazione, una cosa del genere, mi sento non hai fatto colazione, non hai preso abbastanza succo e questo è quello che ti succede. Ok, allora lo berrò mentre sono in mezzo al cammino. Grazie papà, adesso vado davvero. Fai attenzione. Ok, vado. Che strano però. Perché sono riuscita a salire sopra l'albero? Non credo sia una ventata d'aria. Però che importa, oggi è il mio primo giorno di scuola e non ci sarà nulla che mi impedirà di andarci. Oh, finalmente sono arrivata a scuola. Questo è il giorno più bello della mia vita. Oh mio Dio, sono felicissima. Mi farò un sacco di amici. Ehi tu, scusami. Ciao, sono Robby. Volevo dirti che sei molto simpatico. Hai occhi rossi come me. Scusami, mi sta ignorando. Vabbè, magari non è di molte parole. Tu, ciao, scusami, vuoi parlarmi? Ma perché nessuno vuole mi risponde? Tu, ciao ragazza, tu mi rispondi? Nessuno vuole completamente parlarmi in questo momento. Oh, lui mi ha guardato. Ehi, tu, ma tu mi hai guardato, ti ho visto. Ma perché? Beh, magari sono tutti parecchio timidi. Sono pronta per entrare a scuola. Ciao a tutti, io sono Robby. Come state? Oh, che bello, è pieno di roba. Ok, qua ci sono gli armadietti, proprio come ho visto in televisione. Chissà se è qui il mio armadietto. Eccolo, è questo qui, perfetto. Ciao, voi mi sentite? Almeno volete parlarvi, siamo compagni di armadietto. Io sono Robby, ciao. Oh no, che cosa? Quindi sei tu il mostro? Tu, io il mostro? Ma sono nuova, non mi avete mai visto. Che cosa dite? Tutti ti conosciamo qui. Che vuol dire? È che sei il mostro del villaggio. Mostro del villaggio? Non è vero, non so che cosa chi te l'ha detto, ma è tutta una bugia. Sappiamo che i tuoi genitori mangiano i bambini. Cosa? Aia, i miei genitori non mangiano i bambini. Aia, per favore, fermi. Oh cavolo, vi giuro che io non ho mai fatto male a nessuno e nemmeno mio padre. Aia, i mostri dovrebbero solo morire. Io non sono un mostro, te l'ho già detto. Che ci fai qui? I mostri non devono stare con le persone normali! Ah, ho detto basta! Lo sapevamo! Oh mio Dio! Cosa ho appena fatto? Cos'era? Non è che sono davvero un mostro? È per questo che non esco mai di casa? O sono riuscita a fare un... terremoto, nessuno vuole nemmeno guardarmi in faccia. Che faccio? Ok,
tranquilla, non lo diranno sicuramente a nessuno. Ok, vado in classe, non c'ho alternativa. Dai, corri, ho una certa fame e qui dentro sembrano tutti così deliziosi. Ah, quando ha detto questa cosa papà mi ha detto di bere il fusuk. Ok, sto meglio. Dai, nessuna cosa oggi vi rovinerà la giornata. È tutto ok, è il momento di andare in classe. Ok, è il momento di andare. Salve, buongiorno, signor professore. Io mi metto qua. Ah, lei? Salve? La gente non parla bene di te. Ho scoperto oggi. Sei la ragazza nuova, giusto? Sì, lo sono. Giusto in tempo per la lezione di ginnastica. Su, andiamo. Oh, ok, va bene. Non ho mai fatto ginnastica, ma spero che andrà tutto bene. Andiamo. Questa sarà la mia prima gara. Mi raccomando, ragazzi, giocate onestamente. Io mi impegnerò tanto. Oggi faremo una corsa. Il primo che arriva non fa, non fa cadere gli ostacoli, vince. Ok, sono pronta. Vuoi pure? Perfetto. Al mio via. Sì. 3, 2, 1, via! Vai, no! Oh cavolo! Lo sapevo di essere così veloce! Aha! Prum! Ok, ci sono! Wow! Ok! Guarda quanto sono veloce! Via! Ah, sono la più forte, lo sapevo! E arrivo! Ecco qua, ho vinto, professore! Caspita, non è giusto! Ho barato! Io ho semplicemente corso, non ho fatto nulla di male! Corri troppo veloce! È un mostro! È cattiva! Io non ho fatto nulla! Sta usando i suoi poteri! Non ho nessun potere, te l'ho detto! Non farmi arrabbiare, hai capito? Sospendetela! Io non mi faccio sospendere! State dicendo un sacco di bugie sul mio conto! Cos'era prima quel terremoto? Dimmelo! Quindi dite che sto barando! Io non ho barato! È lui che mi odia! Se continui così! Giuro che... Cosa? Io ti... Che cosa? Cosa mi è successo? Oh no, scusa! Non volevo morderti! Aia! Ecco! Cosa hai fatto? Oh, via! Vai via! Come potete vedere? Io non volevo! Che cosa sono queste ali? Oh mio Dio! Devo tornare subito a casa! È un mostro! Sei sospesa! Anzi, prendetela! No! Devo tornare subito da mio padre! Sto volando! Non ci posso credere! Papà! Oh mio Dio! Avevo ragione! Non dovevo andare a scuola! C'è qualcosa che non va! Voglio la verità! Papà! Oh mio Dio! Aprimi subito! Ti prego! Papà, dove sei? Dove sei? Cosa? Devi aiutarmi! Mi sono spostate le ali! Ho morso qualcuno! Che cosa sono? Perché mi chiamano mostro? Papà, devi dirmelo adesso! Ascolta, ti devo fare una brutta rivelazione, ok? Che cosa? Veloce, dimmelo! Sei un vampiro! Cosa? È per questo che mi chiamano mostro? E mamma lo era pure! Sì, proprio lei è stata uccisa quando praticamente era il tuo primo giorno di vita, me lo ricordo, eri bellissimo. E anche lei lo era. Però è stata uccisa da dei cacciatori vampiri. E per questo che... Non volevo che tu andassi in giro, ok? Poi ti sono spuntate le ali, mi hai preso un infarto. Stavo per morire a 5000 anni di vita. Oh mio Dio, adesso che so questo? Oh no, papà, cosa? C'è qualcuno con le armi fuori. E adesso? Ah, chiudi! Chi sono loro? Oh mio Dio, hanno sparato! Chi sono, papà? Hai presente i cacciatori che ti avevo detto? Hanno ucciso mamma loro? Sì. Io non vi permetterò mai per quello che avete fatto a mia madre. Adesso vi faccio vedere io. Papà, ti proteggo io. Cosa vuoi fare? Tranquillo, stai dentro, ci penso io. Adesso vi faccio vedere io, stupidi umani. Così che avete ucciso mia mamma. Prendete questo. Venite qua. Vieni qua, subito, vieni qui. Ok, sono fortissima. Prendi questo. Ti sto assorbendo la linfa. Prendi questo. E tu hai la stessa sensazione. Ti conviene scappare se non vuoi morire, hai capito? Stupido cacciatore che non sei altro. Vai via adesso. Ancora qui tu? Va bene. Visto che non vuoi proprio andarti, ti darò il mio colpo finale. Basta da super vampiro. Ok, sono scappati. Papà? Papà? Penso che sono andati via.
Oh mio Dio, io mi dispiace per quello che hanno fatto a mamma. Mi scusi. Io so che gli umani non sono cattivi, dobbiamo solo convincerli. Ti fidi di me? Dopo quello che è successo non so se fidarmi. Cioè, prima hanno ammazzato la mamma, poi hanno tentato pure te. Come faccio a fidarmi? Semplicemente hanno paura perché dicono brutte cose su di noi. Vieni, andiamo a scuola. Parliamo con gli umani. Forse potremo risolvere le cose. Vieni, ragazzini della scuola! Ah, lo so che siete spaventati da me e mio padre, ma volevo dirvi che noi non vogliamo farvi del male. Anzi, vorremmo che noi umani e vampiri vivessimo in pace. Mi avete ucciso la mamma, ma noi non abbiamo mai fatto niente di male a voi. Per favore, accettateci. Come possiamo fidarci di voi? Non posso darvi nessuna conferma se non mi conoscete. Semplicemente, magari, credite di diventare amici.